Play. Ciao a tutti Squali e Pesciolini, sono Mame Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 32esimo episodio su Hey Monster, il miglior gioco MMORPG per Android Pokémon. Probabilmente alcuni di voi non mi riconoscono perché c'ho una voce di merda, ma brutta ragazzi, sto raffreddatissimo, un po' di bronchite. Però sto facendo di tutto per registrare questo video e non so se riesco, cioè se la voce me lo consentirà di registrare anche gli altri due che di solito registro, insomma, per farli uscire il weekend, quindi vediamo quello che riesco a fare. Intanto voglio ringraziare Tauland, te insomma, perché mi hai dato tutta questa fiducia, mi hai dato il tuo account, tra l'altro anche di Facebook, per poter entrare qui sui Monster. Infatti oggi andremo a catturare Tyranitar. L'unica cosa che non ho fatto io per preparare questo video è avere i contratti di Tyranitar, perché questi sono merito di Tauland. Io ora ho studiato un po' quelli che sono i suoi Pokémon, ho studiato la squadra, ho studiato un po' la strategia e spero... Incrociamo le dita, Tauland. Lo so che tu mentre stai guardando questo video stai così tipo in fibrillazione, che stai per morire. Spero che vada tutto bene, voglio dire, e che alla fine potremo dire sì, l'abbiamo catturato. Io intanto ragazzi ci scherzo un po' su, però è veramente da apprezzare quando voi mi date il vostro account e mi date tutta questa fiducia, perché cioè capisco non solo che mi state dando i dati di accesso al vostro account e in questo caso anche a Facebook, ma io potrei mandare all'aria tutti i mesi di lavoro, di gioco, insomma, che ci avete messo per ottenere questi che sono i risultati, che ne so, anche il contratto di Tyranitar, mica lo ottieni così in due nanosecondi, cioè voglio dire. Quindi grazie mille per la fiducia, grazie mille quando mi chiamate, mi dite, insomma, di questo, mi fate queste proposte, io sono molto contento. Ho fatto un po' di preparazione atletico-psicomentale per voglio dire, andare a fare questa cosa. Eh sì, perché anch'io c'ho la cagazza che non farlo e di mandarti a puttane tutto. Però, insomma, armato di coraggio, con tutte le mie altissime conoscenze del mondo Pokémon, andremo a catturare questo Pokémon e andrà tutto bene. Quindi fiondiamoci dentro e speriamo bene. Ok, è tutto pronto, siamo dentro al safari e... la squadra ve la mostro e vi dico anche i ragionamenti che ho fatto. Ho cercato di mettere i Pokémon che hanno più HP, più resistenza, più difesa possibile, perché Tyranitar è un Pokémon che ha principalmente attacco di tipo normale ed è un Pokémon di tipo roccia e di tipo buio. Ho detto bene? Sì. Quindi ho cercato di utilizzare dei tipi di Pokémon che abbiano la resistenza o a roccia o a buio, tranne Snorlax, che l'ho messo in squadra solo perché ha un fottio di HP, tipo a 1200 HP ragazzi, cioè 1100 è una cosa pazzesca, e poi si ricarica la vita. Il fuoco è resistente alla roccia e poi abbiamo Swampert che... teoricamente non è resistente a un cazzo, però, cioè, voglio dire, rispetto a Tyranitar, però è utile perché ha comunque 880 HP, e c'è Suicune che ha comunque 815 HP, e Vileplume che mi serve, non ha tantissimi HP anche se ne ha 698, ma mi serve principalmente per addormentarlo o paralizzarlo, perché io utilizzerò la tecnica di sparargli Pokéball, cioè non mi interessa abbassargli la vita, io gli sparo Pokéball a non finire, perché c'è un numero fisso di Pokéball per catturare anche i leggendari, diciamo i gradi S, dopodiché lo prendiamo. Se tutto va bene, se tutto va secondo i piani. Il problema grosso, signori miei, è che dobbiamo resistere quasi 35 turni. Quindi questo è un bel grandissimo problema. E per cui dobbiamo cercare di allungare il brodo il più possibile, resistere il più possibile, perché sennò è un cazzo di problema. Ok? Ok, siamo pronti. Io faccio partire il contratto e inizio a contare le Pokéball che gli tiro su sto brutto ceffo. Oh mio Dio, mi sto per sentire male. Oh mio Dio. Ciao Tyranitar, quanto sei carino. Oh cazzarola. Oh mio Dio ragazzi, ti prego, vi prego, vi prego, fate che non mi distrugge tutta la mia strategia, perché io... Oh. Ok, è un grado S, ha 750 di vita. Ok, ok, benissimo. Vediamo già se funziona. Sleep Powder. Oh fantastico, funziona come la merda. Bene. Mi toglie mezza vita su Vileplume, quindi riuscirò a utilizzare Sleep Powder veramente pochissime volte.
E questo è un grande problema. Ma ok, cerchiamo di tirare il più Pokéball possibili. Quindi io me le segno man mano che le tiriamo, ragazzi. Ci vediamo tra poco appena succede qualcosa di interessante. Il problema di Vileplume in questo caso è che non ha una velocità così alta da attaccare prima di Tyranitar, altrimenti riuscivamo a tenerlo addormentato per sempre. Ah, qua gli ho tirato un'altra Pokéball. Ora lo vado a. Sono indeciso. Ah, si è confuso. Bella questa cosa. Sleep Powder di nuovo. Ok. Sleep status. Ok. No. Benissimo, benissimo, siamo resistiti ad un altro attacco. Possiamo tirargli ben altre due Pokéball. Vai così. Momento cruciale. Siamo alla quinta Pokéball tirata e Tyranitar si dovrebbe svegliare. Quindi ora gli uso la Sleep Powder perché ora dovrebbe essere il momento in cui si sveglia. No, ma quando gli uso Sleep Powder, scusami, che cazzo fa? Si sveglia? Cioè che, ma veramente stai scherzando? No! No, questa cosa non doveva accadere, dannazione. Ok, sono indeciso. Potrei usare però un full HP Restore. Abbiamo 5 Pokémon che li abbiamo tirato. Gliene riuscirei a tirare altri 5 probabilmente. E interessante come cosa. Status Heal. Sì, utilizziamo un full Heal. Ok, andiamo. Andiamo su Vileplume, un full Heal. Ma dannazione, ma cosa? Ma cos'è sta roba? Ma questa è veramente brutta. No. No, no. Ok, allora Swampert, dimmi che resisti un attimino a queste alle mazzate di questo gigante, perché sennò mi fa già. Intanto è più veloce. Intanto è più veloce. E siamo alla sesta Pokéball tirata. E questo è già un grande pregio. Ora vediamo. Ok, due o tre botte e riesce a resistere. Fantastico, si è confuso. Ah, ogni volta che ci attacca il Tyranitar si confonde. Benissimo, sta usando una mossa che lo confonde. Questo ci dovrebbe dare un po' di vantaggio. Siamo a 3. 6, 7 Pokéball tirati. Ehi, piano piano. Non mi distruggere lo Swampert. Che mi deve resistere fino a fine video, per favore. Ebbene, signori, sono arrivato a tirargli la decima Pokéball. Ma quanto sono gasato! Decima Pokéball, siamo quasi a un terzo del nostro lavoro. Ti prego, ti prego, ti prego, fai che vada tutto come deve andare. Signor Tyranitar, resiste un altro po'. Cioè, no, Swampert, ti prego, resiste un altro pochino. Ci abbiamo altri 4 Pokéball che. Pokémon. Oh mio Dio. Undicesima Pokéball, ragazzi. Undicesima Pokéball. Ed è morto lo Swampert. Andiamo di Entei che testiamo la resistenza del fuoco alle mosse di questo deficiente. Ok, non volevo chiamarla deficiente, sua signoria, vi prego. Allora, dodicesima Pokéball, vediamo come gli resiste, se fa. Insomma, non è che ci sia tutta questa resistenza, voglio dire. Tredicesima Pokéball. L'agitazione sale, siamo al terzo Pokémon, dobbiamo arrivare almeno a 18-19 Pokéball con Entei, se no può essere un problema. Quattordicesima Pokéball, vai così. Sti cazzi, mi ha fatto terremoto, mi ha distrutto mezzo Entei, siamo alla quattordicesima, quindicesima Pokéball. Oh mio Dio, la cosa inizia a diventare pericolosa. Ti prego almeno a 17 ci fai arrivare. Ora è confuso e non ci attacca. Esattamente quello che dicevo io. Io prevedo il futuro di questi Pokémon. Quant'è? Che cacchio è? Sedicesima Pokéball. Dai, ci può stare, ci può stare. Ora fai la tua mossina di merda che mi fai aumentare lo speed. No, va bene. Suicune. Ok, siamo 16 Pokéball tirate. Andiamo di 17. Ti prego, Suicune, fai che almeno tu resisti un po'. Ma che cazzo, sti Pokémon leggendari di oggi li fanno di plastica e di cartapesta. Fanno veramente schifo. Ok, voglio solo farvi vedere quanto era confuso. Ottimo. Siamo alla. Che cacchio ne so, non li conto più. Guardate, ho tutti i numerini qua. 3, 6, 8, 18esima Pokéball tirata. Suicune, dobbiamo arrivare a 25. Insieme, insieme. A 20. No, cazzo, mi ha diminuito pure la difesa. 19esima Pokéball. Io conto tantissimo su Snorlax. Se arriviamo a Snorlax inizio a tirargli le Pokéball speciali, perché se no rischiamo grosso. Rischiamo grosso. 20esima Pokéball. 20esima Pokéball. Quindi due terzi del nostro lavoro. Oh mio Dio, l'ansia mi viene. Allora, visto che non voglio evitare di trovarmi alla fine che ho i Pokémon tutti morti e di perdere il Tyranitar, io un full Heal prima che mi muore il Suicune lo voglio utilizzare almeno. Ma sei un pezzo di merda veramente. Ma sei un figlio di puttana zoccolo. Cioè
Cioè, scusate, però, e non è normale che questo stronzo, proprio quando gli uso il full heal, mi attacca prima. Ma veramente? Ma state scherzando? Siamo al penultimo Pokémon. Siamo a 20 Pokéball. Io non lo so. Cioè, ditemi voi, 21esima Pokéball. Forza, dobbiamo arrivare fino alla fine. Ce lo dobbiamo prendere, sto maledettissimo cornuto. Perché non posso... Oh cazzo. 21esima Pokéball. Qui ci sono i dilemmi della vita. I dilemmi della vita, perché... Che cazzo li faccio ora? Porca puttana di dannazione. Rest me lo dovrebbe far addormentare. Però io non so quanto gli resiste a sto pirla qua. Io ne inizierei a tirare una Pokéball speciale. Però gli tiriamo la Pokéball... Cacchio ne so. C'era quella terra da qualche parte. Allora, dove stai? No, Psychic no. C'è la Pokéball terra, questa qua, Ground. Tiriamoli una Ground. Vediamo come va. Ho paura, ho seriamente paura, ragazzi. Non so che cosa aspettare. Non riesco a gridare, porca di quella zozza, l'unità sì. Madonna mia. Oh mio Dio. Abbiamo preso. Ma vieni. Ma quanto ci godo. 21 Pokéball e una Pokéball speciale. Ti ho usato un paio di full heal. Dai, che cazzo se ne frega. C'hai un Tyranitar, ora te lo godi e te lo diverti come minchia ti pare. Ma Toma, veramente l'ho preso? No, mi devo andare a rivedere il video perché non ci credo, minchia. Ok. Ce l'ho nell'inventario, giuro che l'ho preso. E io continuo a ringraziare Tauland per la fiducia e grazie anche per il fatto che mi ha dato quindi la possibilità di avere un contenuto unico sul mio canale, quindi mi ha dato la possibilità insomma di registrare un video che voi vi state guardando. E la strategia che ho utilizzato non è una strategia a culo, cioè voglio dire, magari Charizard non lo metterei più, però ragazzi, almeno ora se volete catturare Tyranitar avete idea di un paio di cose da mettere su. Cioè sapete due informazioni, qualche Pokémon, avete qualcosa da confrontare per poterlo catturare anche voi. Snorlax onestamente non l'abbiamo provato proprio come funzionava, non me ne fregava un cazzo di provarlo, però avete visto con 21 Pokéball, esatto, 21 Pokéball e una Pokéball di tipo speciale, siamo riusciti a catturarlo senza avergli tolto un HP, cioè non gli abbiamo fatto un attacco, senza averlo, che ne so, stunnato, addormentato, eccetera. Poi se magari avete degli altri Pokémon tipo Clefairy, tipo Jigglypuff, Wigglytuff, che permettono insomma di addormentarlo e magari riuscite a fargli resistere un po' di più, ben venga. Scrivetemi nei commenti se avete altre idee, altre proposte per la strategia per catturare Tyranitar. Io intanto mi scuso per questa voce veramente di merda. Spero che apprezziate e mi spolliciate come se non ci fosse un domani per lo sforzo che ho fatto e per il risultato raggiunto in questo video. E ci vediamo settimana prossima. Purtroppo questi saranno gli ultimi video prima della stagione estiva, ma ve lo spiegherò nelle prossime settimane. Quindi godetevelo, anzi ve lo siete già goduti. Ci vediamo settimana prossima. Un saluto Sharksen a tutti. Se siete arrivati alla fine di questo video, scrivete nei commenti hashtag Pokemaster. Hashtag Pokemaster. Ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto Sharksen a tutti. Ciao.